Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione web della città. Buon venerdì 5 febbraio. Si è conclusa anche questa prima settimana del mese. Si è conclusa con la neve che ha caratterizzato la città questa notte. Tra poco vedremo qual è la situazione in questo momento e qual è la previsione per il weekend. Intanto andiamo a sentire le notizie di viabilità. Lo facciamo sempre con la voce del commissario Walter Gerbi della Centrale dei Vigili Urbani di Torino. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon venerdì 5 febbraio, le notizie di oggi. Possibili disagi all'utenza nella mattinata a causa assemblea personale del Comune di Torino e quindi anche della Polizia Municipale. Camera ardente del ragazzo ucciso sabato, Giorgio Cristian Monteanu, allestita dalle 10 alle 12.30 presso l'oratorio della Chiesa della Salute di Piazza della Vittoria. Alle 13.30 funzione religiosa duplice cattolico-ortodossa presso il Santuario della Salute e alle 15.30 arrivo previsto presso il Cimitero Monumentale. Funerali alle ore 10 presso la parrocchia di Sant'Anna di via Medici 61 dell'avvocato Claudio Maria Papotti. Semafori di manutenzione in corso Vittorio Emanuele, angolo via Castelfidardo e corso Inghilterra, con vigili in centro incrocio ancora oggi. E poi corso Unione Sovietica, angolo viale Torino di Stupinigi e strada Sangone e corso Unione Sovietica, angolo via Assunción e Buenos Aires. Controllo velocità sui corsi Grosseto, Marche, Casale e in lungo Sturazio e viale Agudio. Alle 20.45 allo Stadio Olimpico l'incontro di calcio di Serie B Torino-Brescia. Domenica è domenica ecologica, traffico bloccato in tutta Torino dalle 10 alle 18. Maggiori informazioni all'assessorato all'ambiente dalle 9.30 alle 12.30 al numero verde 800 018 235. I mezzi pubblici saranno incrementati e si viaggerà con un solo biglietto valido tutto il giorno. È tutto, buona giornata, buon viaggio, buon fine settimana dalla Polizia Municipale Torino. Bene, grazie Walter. Allora, la situazione del tempo: è nevicato questa notte, più o meno intorno alle 10 è cominciata una nevicata che, di ieri sera, che si è protratta poi fino alle prime ore di questa mattina. Adesso abbiamo una temperatura ancora intorno agli 0 gradi, una pioggia mista a qualche fiocco di neve che ogni tanto cade, anche soprattutto in collina. La previsione ci dice che potrebbe continuare questa situazione almeno fino al pomeriggio, al primo pomeriggio. Non dovrebbero esserci particolari problemi per la circolazione, non ce ne sono al momento. In serata è prevista un po' di nebbia una volta concluso il fenomeno della precipitazione. Farà freddo, parecchio freddo questa notte, che ci accompagna verso il weekend, verso il sabato. Però dalla giornata di sabato la notizia è che più o meno verso l'ora di pranzo tornerà il sole, un sole che caratterizzerà anche tutta la domenica, con delle temperature anche piacevoli che arriveranno intorno ai 12-13 gradi nelle ore più calde della giornata. Andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti istituzionali previsti per quest'oggi. Ve ne segnalo soltanto uno: l'assessore Tricarico è a Terni nell'ambito del convegno Strada Facendo 4, un convegno dedicato alle politiche per la casa. Passiamo poi alle notizie di Torino Click. Una prima notizia è quella che già da qualche giorno continuiamo a darvi e vi ricordiamo anche quest'oggi, quella relativa al blocco del traffico che ci sarà questa domenica in città dalle 10 alle 18. Vi ricordo, il blocco è totale, non può circolare nessun autoveicolo tranne quelli a metano, GPL, idrogeno e ibride, a parte ovviamente le categorie escluse. Trovate l'elenco completo delle categorie escluse a partire dalla prima notizia sulla nostra prima pagina e anche su Torino Click. Vi segnalo però che chi utilizzerà i mezzi pubblici potrà viaggiare tutto il giorno al costo di un solo biglietto urbano, quindi questa è una facilitazione ovviamente per chi deve circolare. L'altra notizia invece è relativa alla regata d'inverno sul Po, così si chiama, sabato 13 e domenica 14 febbraio, una classica regata internazionale di Coppa Italia di fondo, arrivata alla sua 27esima edizione, si svolgerà ovviamente sul Po, una gara a cronometro con partenze ogni 20 secondi dal Parco delle Vallere fino al Circolo Esperia di Torino. Andiamo a vedere le notizie dal web della città. Ci posizioniamo con Mario Parena sulla nostra homepage. La notizia che abbiamo scelto per voi questa mattina la trovate proprio nella nostra prima pagina. Si tratta del classico omaggio dell'Informa Giovani. Quest'oggi alle 15 l'omaggio riguarda l'abbonamento musei, con il quale potete, come sapete, visitare i musei del Piemonte e non solo, anche alcuni della Valle d'Aosta. Lo potete vincere quest'oggi alle 15 rispondendo alla classica domanda sul sito dell'Informa Giovani.
Andiamo a vedere la situazione del traffico. Allora, vista anche la precipitazione di questa notte, telecamere del Consorzio 5T, qui siamo in Corso Agnelli, Corso Cosenza, direzione di Corso Agnelli Sud. Come vedete qualche auto al semaforo, ma non ci sono grandissimi problemi in questo momento, problemi che non ci sono neanche in Largo Orbassano, in direzione di Corso Rosselli. Qui siamo invece alla Rotonda Maroncelli, direzione di Corso Trieste. Come vedete la sede stradale è pulita, la neve è soltanto sulle aiuole, sparti traffico. E infine ci colleghiamo con la telecamera di Corso Turati, dietro la stazione di Porta Nuova. Anche qui traffico assolutamente scorrevole, non ci sono problemi per fortuna questa mattina in città. Bene, io vi ringrazio allora per averci seguito, vi ricordo che oggi andrà in onda sul nostro canale YouTube anche la nostra edizione settimanale culturale curata da Matteo De Simone. A me non resta che ringraziare Mario Parena per la messa in onda ed augurare a tutti voi un felice fine settimana.